Salve a tutti, un saluto particolare ai nostri radioascoltatori, telespettatori e web spettatori. Siamo giunti alla 44esima puntata di Gianni Lepre Incontra, una puntata importante perché cercheremo di spiegare un po', cercheremo di spiegare dei termini difficili, cercando di renderli facile, perché molte volte ascoltiamo tanti di quei termini di cui praticamente chi li usa dà per scontato il fatto che chi sta dall'altro lato ne conosce il significato. Ahimè, spesso non è così. Questo non capita anche a me, che dovrei, tra le altre cose, essere un esperto, per cui molte volte poi mi devo andare a ricercare il significato di determinati termini. Ovviamente tutto questo cercherà di rendere poi più fruibile da parte di chi ci segue il discorso, quando sente comunque dei termini, conoscendone ovviamente già il significato. Tutto questo noi lo faremo con un esperto di finanza ordinaria ed agevolata, il dottor Rino Milone. Rino, grazie per aver accettato il mio invito, ed Grazie a ecco, lei, ti professore, per avermi invito, tra le invitato. altre cose, a cercare di chiarire un po' con chi ci segue certe situazioni e certi termini. In prima cosa, però, è che io ti voglio chiedere. L'inflazione galoppa, il costo del denaro sale. Tutto questo cosa significa e quali sono poi le eventuali conseguenze? Allora, la ringrazio per la domanda, professore, perché molte volte ci troviamo di fronte a clienti quando siamo nel mondo delle banche a ricevere le persone, a ricevere gli imprenditori, a ricevere clienti semplici che non hanno, diciamo, contezza di quelli che sono i termini che vengono usati in gergo economico, e quindi molte volte non ci si riesce a spiegare perché ci sono degli aumenti, l'aumento dell'inflazione, l'aumento del costo del denaro. Quindi partiamo da quello che è, diciamo, un termine che noi ascoltiamo spesso, che è il PIL, che è praticamente la capacità che ha un paese di produrre al proprio interno ricchezza con prodotti e con servizi. Quindi si chiama prodotto interno Il lordo, famoso prodotto praticamente interno è quello che lordo. noi produciamo Esattamente, autonomamente, esattamente. Che ci ha diciamo. portato nel 2021 a una crescita talmente esponenziale che ci ha paragonato alla Cina. Poi il problema cardine è l'aumento dell'inflazione, cioè quando le persone dicono stanno aumentando i tassi per i mutui nel caso delle famiglie, Anche i crediti che le imprese vanno a chiedere i crediti alle per banche. le imprese, dice c'è l'aumento dell'inflazione perché l'Europa aumenta i tassi. Allora, l'inflazione praticamente non è altro che un incremento dei prezzi sui valori di spesa. Quindi l'inflazione aumenta quando c'è un incremento dei prezzi. L'inflazione non è sempre negativa, perché se c'è un aumento di inflazione tenuta sotto controllo, significa che c'è da parte delle persone una Propensione a richiesta, spendere quindi c'è una propensione a praticamente. spendere, quindi c'è, diciamo, la possibilità di mettere sul mercato una quantità di denaro che muove l'economia. Però Ovviamente. scusami, tutto questo deve essere contenuto perché se arriviamo Esattamente. poi Esattamente. all'11,9% come siamo arrivati in questi giorni, significa tutto questo minore capacità di spesa, più povertà da parte dei ceti ovviamente bassi, e quindi bisogna poi porre rimedio Eh a questa certo, eh cosa. certo. Quindi l'inflazione sì, ma deve essere un'inflazione minima contenuta, dovuto al fatto che magari c'è più richiesta rispetto all'offerta, Esattamente. quindi c'è più richiesta di un determinato prodotto rispetto a quello che si produce, quindi in automatico quel prodotto, ecco, aumenta di prezzo. Infatti, professore, come giustamente dice lei, è un'inflazione da crescita. Ed è l'inflazione che gli analisti e gli esperti dei mercati tengono sotto controllo.
Quando invece ci troviamo in una situazione come quella attuale, che abbraccia un pochettino tutta l'Europa, un'inflazione così elevata, perché il 60-70% del tasso di inflazione, a noi siamo intorno al 12%, in Belgio sono stato la settimana scorsa, e l'inflazione è addirittura un punto e mezzo più alto del nostro paese, 60-70% di erosione e quindi di crescita a doppia cifra è dettata dall'aumento dell'energia praticamente e del gas. L'altro 50%, ahimè, non è dettata dalla crescita, quindi da parte delle persone di una movimentazione di denaro, ma è dettata dall'aumento del costo delle materie prime. Quindi l'inflazione, che è intorno al 5-6%, escluso l'altro 6% che è dovuto all'aumento dell'energia, è dettato proprio dal fatto che sono aumentati i prezzi nei supermercati. Il carrello della spesa si fa sempre più leggero per le persone, perché entrando in un supermercato a fare la spesa, adesso paghiamo il 25-30% in più sugli alimentari, visto che le buste paga e gli Addirittura è stipendi sono sempre gli aumentato di stessi. molto anche il costo proprio dei beni di prima necessità, quindi Assolutamente sì, parliamo pane, pane, pasta, latte, latte e così via. assolutamente sì. Però io ti volevo fare una domanda al di là delle spiegazioni tecniche. Noi sappiamo in questi giorni c'è stata una statistica che ci dice che gli italiani hanno addirittura 1.000 miliardi sulle banche. Che però per effetto di questa inflazione questi 1.000 miliardi sono stati erosi, perlomeno ecco, parliamo di 100 milioni di no, in proporzione, 100 miliardi. 100 milioni di euro, dico bene. Ecco, secondo te chi ha dei soldi in banca fermi per non eroderli per effetto dell'inflazione? Secondo te cosa deve fare? Sicuramente il disinvestimento in questa prima fase per chi ha chiaramente degli accantonamenti in banca, il disinvestimento sicuramente non è l'ideale. Probabilmente l'ideale oggi è invece acquistare, perché oggi i tassi attivi sono oltre il 5-6%, quindi oggi rispetto a tempo fa, o come 30 anni fa, quando si acquistava in banca alle poste i famosi titoli, che lei ben ricorderà, che poi in 10 anni si sono triplicati, probabilmente oggi sarebbe ideale Sì, però fare comunque tu un mi acquisto. insegni che non vai mai a coprire, Assolutamente sì, diciamo, l'erosione assolutamente dell'inflazione rispetto al tasso di interesse che prendi comunque per investire in sì. titoli, Assolutamente sì, quindi tanto per intenderci. diciamo che Quindi l'italiano. uno deve cercare, ecco, di, uso un termine terra terra, di pararsi la palla Esattamente praticamente, sì, e quindi mediare. cercare di subire quanto meno danno è Ma possibile. infatti in questa ottica, professore, gli italiani preferiscono investire il denaro con l'acquisto del mattone, che ci ha portati chiaramente in Europa e nel mondo a essere il primo paese in Europa e tra i primi paesi al mondo che ha una prima casa di proprietà. Lo stavo dicendo un attimo fa, lo stavo dicendo io. Tu, da buon bancario, praticamente hai cercato di dare una risposta che favorisce ovviamente l'attività bancaria. Personalmente io suggerisco che chi ha 100.000 euro in banca, compratevi un immobile la cui rendita comunque è magari inferiore a quello che è il tasso dell'inflazione, però man mano che passa il tempo il valore dell'immobile aumenta. Diciamo in questo momento particolare, poi, dove è difficile avere un accesso al credito per chi deve comprare un immobile con un mutuo, purtroppo vedremo un mercato immobiliare stagnante e ci sarà dei prezzi in discesa, perché chi vuole vendere casa e dall'altro lato non riesce a trovare persone che, se non hanno, diciamo, le possibilità economiche, devono chiedere un finanziamento, allora ecco che da quello che sono le fonti di nomisma, che leggevo qualche settimana fa, ci sarà un mercato immobiliare stagnante con una Scusa, discesa dei nomisma che prezzi. significa? Anche
tanto per dare, diciamo, un significato Beh, a delle è parole. una struttura che ci dà informazioni, che ci dà tassi, che ci dà percentuali, che ci fa che fa un affaccio totale sul mercato economico, finanziario, su quelli che sono gli aumenti dei prezzi, dell'inflazione. Quindi Hai visto com'è bello ci spiegare? dà è un affaccio a 360 gradi su quello che, diciamo, la situazione nostra economica e finanziaria nel nostro paese. Quindi ci sarà un mercato stagnante e penso che i prezzi andranno purtroppo in contrazione, a scendere. Tra l'altro, negli ultimi termini e tempi si sta facendo molto spazio, ahimè, dobbiamo dire il termine stagflazione, però molti usano il termine, però non ne spiegano il significato, cioè che è quello praticamente che con un'inflazione che aumenta è un prodotto interno lordo stagnante, quindi che non aumenta e quindi. E ovviamente anche questo è un fatto negativo, addirittura poi dopo la stagflazione ci può essere ovviamente la depressione che è dovuta al fatto che il PIL scende addirittura e l'inflazione aumenta, quindi tanto per essere chiari. Però io ti faccio un'ultima domanda che esula dalla spiegazione dei termini tecnici. Ecco, abbiamo detto che in effetti la BCE ha aumentato i tassi, complessivamente ne ha aumentati del 2%, indipendentemente dal perché l'ha fatto, chi deve fare oggi un mutuo, come si deve comportare. Oggi è diventato difficile l'accesso al credito perché l'aumento dei tassi in relazione agli stipendi che sono rimasti invariati grazie a una scala mobile che non esiste più, ecco, questo dà alle persone che chiedono un mutuo meno possibilità di richiesta. Cioè, nel senso che se fino a 8 mesi fa, dove i tassi erano intorno all'1%, una famiglia dipendente, lui con una busta paga di 1.500 euro, andava in banca a chiedere un mutuo, marito, moglie e 2 figli, con una busta paga, diciamo, in linea con le buste paga medie e con dei tassi abbastanza appetibili, poteva avere un importo di 100-110 mila euro. Adesso lo stesso dipendente va in banca con la stessa situazione familiare e reddituale, forse avrà 65-67 Beh, dobbiamo mila euro. dire che a questo proposito, per quanto concerne lavoratori e pensionati, cerchiamo di dare una buona notizia, potrà dare a queste persone una mano l'abbassamento del cuneo fiscale, che Del sta a 5%. significare, tanto per intenderci, le tasse che lavoratori e pensionati pagano sulla busta paga o sulla pensione praticamente. Abbassando questo cuneo, i lavoratori troveranno più soldi in busta paga, i pensionati più soldi sull'accredito della pensione. Quindi sotto questo aspetto perlomeno si vanno a tamponare quelli che sono i danni dell'inflazione. Sì, sono grossi i danni dell'inflazione perché poi la volontà da parte di Bruxelles è quella di fermare gli investitori e i privati perché il coefficiente di rischio è molto elevato nel muovere masse di denaro per far sì che l'inflazione possa ritornare diciamo in numeri accettabili. E quindi questo serve anche per scoraggiare chi purtroppo oggi deve fare un'operazione finanziaria, comprarsi la casa, ma anche cambiarsi la macchina o fare un prestito personale, perché i tassi sono aumentati in generale per qualsiasi tipologia di strumento finanziario, quindi non solo per il mutuo. E le banche si chiudono sempre di più a rischio perché non vogliono erogare in una situazione di depressione economica finanziaria, come diceva giustamente lei, attuale. Bene, anzi male, il nostro tempo naturalmente è finito, cercheremo di ritornarci di ritornare su questi argomenti perché sono certo sono argomenti che interessano Tutti noi. chi ci segue e quindi ci pregeremo di averti Sarà ospite un onore per poi me, grazie. nelle prossime settimane. Grazie a Rino Milone, al dottor Rino Milone, per
per aver accettato il mio invito. Grazie a lei, cavaliere. E alla prossima.